Il sistema, per fermare i libri di Marra, gli ha scatenato contro i silenzi e le parole di chi ha il potere di influenzare il pensiero. Ma è una violenza, perché sono libri di un'importanza e di una verità incomprimibili. Sono la nuova cultura. Leggili, non conoscerli, è una nuova ignoranza. Ma si è impazzito improvvisamente il nostro Sgarbi. Cosa gli è successo a Vittorio? Ma non ho capito. Cioè, non leggere i libri di Marra, dell'avvocato Marra. Sì, quello che stava con la signora Tomasi. Tomasi, sì. Sì, quello che ha promosso tutte quelle iniziative contro le banche, contro il signoraggio bancario. Non si può fermare Marra invece delle banche. Fermiamo Marra e Sgarbi, questo deve essere il nuovo movimento. Non leggere Marra è una nuova ignoranza. Lo dice pure con una musica. No, di sottofondo. Marco, con una certa, fosse il grande Moravia, scusa. Una certa seriosità. Una certa seriosità. Vittorio? Ma che fai, Vittorio? Poi là, sto andando a Udine. Attento! Come cazzo? Attento chi? Oh, ma chi è che guida? Ma niente, lo sapevo. E quindi dicevi? No, ma che stai facendo? Cosa stai combinando? Ben ritrovato, innanzitutto. Avete ripreso le vostre inutili fatiche? E beh, inutili, insomma, adesso ci pagano per quello. Ci pagano per quello. Incredibile, sembra incredibile. Ma abbiamo letto questa roba che adesso ti sei messo a difendere l'avvocato Marra, ma non è proprio un cazzo da fare. Ma veramente una cosa pazzesca, dai, su, avvocato Marra, ma di che parliamo? Dai, su, hai fatto una perorazione sull'avvocato Marra. Chi non legge i libri di Marra è ignorante. Vittorio, dai, su. Un'ottima idea. Ma come un'ottima idea? Perché ti sei No, noi non l'abbiamo letto, non abbiamo nessuna intenzione di leggere. Scusa l'ignoranza, scusa l'ignoranza. Abbi pazienza. Vabbè, perché non avete letto neanche Tucidide, quindi... No, noi non siamo, noi siamo ignoranti per definizione. Ignoranti va bene, per definizione. Questo... Ma come procedono le cose col Partito della Rivoluzione? Beh, adesso no. Sarà il momento decisivo, perché... quello ride. E ride perché è un cretino. Non sa che ci sono le elezioni in Sicilia, quindi in Sicilia... È un momento decisivo, è bellissimo. Certo. Ma scusa, in Sicilia... No, ma sai perché è meraviglioso? Perché sono arrivato oggi a Roma e non ho fatto in tempo a scendere dal treno alla stazione Termini. Sì. Che tu mi dici, oh Parenzo, ma come va il partito della rivoluzione? Io ho detto, è un momento decisivo questo. Ho detto a tutti, un momento decisivo. Vabbè, perché adesso stai denigrando in questo modo il partito della rivoluzione? Una volta ti volevi pure scrivere al partito della rivoluzione. È un povero cretino. Ma scusa un attimo, Vittorio, in Sicilia con chi si allea il partito della rivoluzione? Forse non si allea con nessuno, ecco. Va da solo in Sicilia? Va da solo. E siccome in Sicilia si stabiliscono alcune cose che saranno importanti anche per dopo, è un momento decisivo, ma se lui deve ridere si tenga Grillo e Renzi, che lui sa perfettamente che sono due cretini, però ci piacciono tanto. Ma pure Renzi è cretino, adesso. Ma perché adesso è intelligente. Beh, ho capito, ma insomma è uno che vuole rottamare tutti, che vuole cambiare le cose nel Partito Democratico. Che cos'ha di cretino Renzi? Spiegamelo adesso, Vittorio, perché? No, ma non è che sia un cretino complesso, un cretino semplice come voi, cioè il vostro livello. Quindi va benissimo per voi, quel livello lì di gente che perde tempo a parlare di cose inutili. Parla di cose inutili, quello falsi. Cioè, ho capito, però uno può dire quello è un cretino, quello è un deficiente, però l'hai mai preso un voto in vita tua? Scusa, Vittorio. Ma che tanti? Dove l'hai presi sti voti? Vabbè. Io ho preso 6.000 voti all'europeo, non so poi non l'avete mai visto. Ma sì, 20 anni fa, quanto è stato? 10 anni fa, 12 anni fa, ma ormai è finito quel periodo, Vittorio. Su, non è che... Scusa una cosa, io voglio dirti una cosa, ma adesso, a parte questa alleanza con Marra... Non capisco perché continua a perdere tempo fondando partiti, a me è anche simpaticissimo, Vittorio, però... Comunque, Berlusca alla fine si è deciso che vuole fare o no, pure ancora una gran confusione, tu che sai tutto. E avrete delle sorprese, ragazzi. In che senso? Ma ti sentiamo con la voce un po'... Perché non è che posso parlare veramente con due depensanti come voi, insomma. Non mi incazzo neanche più, siete due poveretti. Ma come? No. Che vuol dire? Ma perché? Ma non so. È un due minusamente, poveretti, così. Va bene per questi tempi. Non deve per Renzi, per Di Pietro, per Grillo. No, Di Pietro veramente io non è che abbia grandi simpatie, per carità. No, ma a noi ci stupisce... A noi stupisce il fatto che tu, avendo un'intelligenza brillante, la metta al servizio di cose totalmente fallimentari. Questo è quello che ci stupisce. Quale sarebbe il partito totalmente fallimentare? Ma no, anche questi partiti straordinari che... Cioè l'alleanza col signor Marra. Ma appunto. Ma dai, su. L'alleanza con Marra è un libro. Ma non conosce i libri di Marra e la nuova ignoranza, hai detto, pure con una musica di sottofondo, una sorta di declamazione hai fatto. Su, Vittorio. Ma bello. Ma bello cosa? Un'ottima idea. Ah, un'ottima idea. Ma dove stai andando, scusa? Qua.
tornando a Udine. Cioè, se qui Marra è passato praticamente da un libro. Marra è passato dalla Tommasi a Sgarbi, questa è la sostanza. La Tommasi è passata da Sgarbi a Marra. La Tommasi è passata perché tu hai avuto a che fare pure con la Tommasi. Per questo lo sanno anche le pietre. Cioè, anche tu sei nella lista della Tommasi, eccetera, eccetera. No, io sono all'inizio di ogni lista. All'inizio, tu hai fatto, sei stato quello che all'inizio ha. Che hai fatto con la Tommasi? Ma che dovevo fare? Niente, l'ho incontrata prima degli altri. E l'ha incontrata in che senso? Incontro tante persone. No, ma in che senso? Cioè, sei stato insieme a lei, ti ha avuto una storia sessuale? Devo raccontarlo a te, non so. Sentimentale, che ne so. Quale sarebbe la. Ma non lo so, è una curiosità. Qui è una grande casa trasparente, la Zanzara, non è una. Cioè, non. Sarà trasparente per voi. Vabbè, ma che stasera sei malmostoso, è malmostoso stasera. Vabbè, sei malmostoso. Sto andando in viaggio sereno con una. Vabbè, se perché sono una ragazza, sto a perdere tempo con due per una. E poi tra l'altro eravamo pure in onda, siamo in onda, no? Beh, certo che siamo in onda, siamo sempre in onda noi. Sì. Anche quando. Cioè, anche quando non sembra. Allora. Anche quando non sembra siamo in onda. Sì. Anche quando non sembra. Ma che c'è? Sei malmostoso? Hai dormito no. Male? No, ho fatto un bellissimo viaggio, ho visto cose bellissime, no? Non pensavo di essere disturbato nella mia serenità da due. Poveri stronzi come voi, due mentecatti. Ma che c'abbia? Perché adesso ci tratti così, due mentecatti? Dai, avete solo delle cretinate. Se uno sorride, l'altro dice delle idiozie. Ma l'hai fatto tu la cosa con Marra? Scusa, mica l'ho fatta io. Mi sembra non fatto di quello che appena di parlare. Allora parliamo di una sola cosa e poi ti lasciamo. Grillo che dice di. Che. Poveretto anche lui, come voi. In che senso come noi? Ma poi è minacciato, come Saviano, sono più delle persone che sono in pericolo. Mi dispiace. Non è vero, insomma, tutto. No, non paragonare Saviano molto, a Grillo. Sì. Vabbè, sono. Vabbè. Disperati. Vittorio, ti saluto. Auguri. A presto. Ciao.